こんにちは、みなさん。チャオアトゥッティ。Io sono Eriko e benvenuti su questo canale Ericottero. Oggi vi mostrerò tre modi di piegare una lettera. Quando ero piccola, alle elementari, alle medie, spesso con le mie amiche scambiavamo le lettere. Anche in Italia le ragazzine lo fanno? Credo che tanti di voi conoscano l'origami. Ecco, com'è questa? Questa è la gru. La carta per fare l'origami deve essere quadrata, tipo così, o anche macaron, cioccolato, oppure così. Ci sono tante tante carte con i disegni bellissimi in Giappone, ma di solito per scrivere una lettera utilizziamo una carta, come si dice, rettangolare. Quindi lo scopo di questo video è comunque piegare una lettera in modo più originale, più particolare, per far sorprendere chi la riceve. Mi piace anche fare origami, ma una volta che li ho fatti, poi spesso non so più cosa farne. Invece scrivere una lettera è una cosa comunque originale, e poi puoi regalare agli altri trasmettendo i tuoi pensieri. E anche se al giorno d'oggi non scriviamo quasi mai una lettera a mano, però secondo me a volte ci sta. Quindi, se non vi siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi subito e cominciamo! Il primo è questo. Invece di piegare la lettera così, così, semplicemente, in questo modo sembra più originale ed è molto molto semplice. Proviamolo! Prendiamo il nostro foglio e pieghiamo la parte più lunga a metà e riapriamolo. Si vede il segno. Pieghiamo fino a quel segno. Giriamo il foglio. Prendiamo questa parte e la portiamo a toccare l'altro bordo. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Inseriamo questo angolo qui sotto. Il prossimo è questo. Ciao! Simile a quello di prima come la forma, ma questa volta abbiamo questi due pezzi per tirare, e tirando questo si apre la lettera. Quindi su questi due pezzi possiamo scrivere il tuo nome e il nome del destinatario. Proviamo anche questo. Pieghiamo il foglio allo stesso modo della precedente lettera. Tutto uguale come prima. Anche questo passaggio non cambia. Invece qui è diverso. Prendiamo questo e lo pieghiamo una seconda volta. Giriamo il foglio in verticale. Questa è la linea centrale. Pieghiamo la metà inferiore fino a quella linea. È uguale anche sopra. Qua è un po' difficile da spiegare. Guardate bene le immagini. Pieghiamo questa parte fino al bordo della lettera. Da una parte e poi dall'altra la stessa cosa.
Incastriamo questo angolo sotto alla linguetta. Una e due. Ecco fatto! Prossimo! Guardate che carino! La camicia! Questo è molto semplice, vediamolo! Mettiamo il foglio in verticale e lo pieghiamo a metà. Poi lo apriamo e facciamo questa seconda piega fino al segno centrale. Da una parte e dall'altra. Capovolgiamolo e ruotiamolo in verticale. Dalla parte superiore misuriamo circa un centimetro e pieghiamolo in questo modo. Capovolgiamolo di nuovo. Questa è la parte che si apre. Portiamo gli angoli superiori a toccare la linea centrale in questo modo. Da sotto portiamo tutto su fino a questa altezza. E riapriamo. Qui ovviamente è rimasto il segno della piega. Da quel punto apriamo la parte inferiore il più possibile verso l'esterno. Richiudiamo e incastriamo il colletto della nostra camicia. Ta-da! Ecco fatto! L'ultimo è questo. Ta-da-da! Guardate che carino anche questo! A forma di cuore! Hato! Sarà sicuramente emozionante per chi lo riceve. Proviamo anche questo! Pieghiamo a metà il nostro foglio, orizzontalmente e verticalmente. Seguendo la linea di mezzo, solleviamo prima la parte destra e poi la sinistra. Capovolgiamo. Infilando il dito tra i fogli apriamo e pieghiamo in questo modo. Anche l'altra parte. A questo punto accompagniamo questo angolo fino alla linea centrale. E la parte destra fino a questa linea. Pieghiamo all'interno anche questi angoli. E per finire gli ultimi due. Yatta! Dekimashita! Evviva! Tuscany, Italy, riding on a Vespa in a sunflower field, yeah, warm wind blowing. Grazie di avermi seguito anche oggi e ci vediamo alla prossima! Arigato gozaimashita! Matane! 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 Bye bye!
go back to my room. I pick up the laptop to join a work call. I don't think Karen knows that she's wearing her sweatshirt inside out.